dalla nuova palestra alla Piero della Francesca all'asfaltatura di via 25 Aprile, passando per gli impianti di condizionamento al Teatro Petrarca. È stato così l'assessore Alessandro Casi, durante il Consiglio Comunale, ad illustrare le modifiche al piano triennale delle opere pubbliche, partendo dalle nuove previsioni per l'annualità 2022. Alcuni interventi, infatti, sono stati posticipati al 2023 per dare priorità al PNRR. E sappiamo quanto sia importante raggiungere, con le scadenze che sono state fissate dal PNRR, quelle che sono appunto le date che impongono certi tipi di atti. Voglio ricordare che per tutti i bandi che abbiamo vinto del PNRR dobbiamo, specialmente per quello che riguarda il bando delle aree urbane, la rigenerazione delle aree urbane, sono 19 milioni di euro di interventi, dobbiamo appaltare le opere entro il luglio del 2023. Ci sono due interventi che voglio ricordare di particolare attenzione e riguardano la riqualificazione di un immobile che da anni oramai era abbandonato, quella dell'ex caserma Piave, in cui verrà inserito due nuovi progetti che riguardano il sociale e soprattutto riguarderanno la riqualificazione degli immobili. Sono 1.800.000 euro, quindi una cifra veramente importante che darà una risposta a quello che è il sistema appunto di aiuto per i bisognosi. Dalle opposizioni si è sollevata invece la richiesta di una maggiore attenzione alle frazioni. Noi di Scelgarezzo abbiamo a cuore molti temi, appunto ne abbiamo citati alcuni: sicurezza, situazione del degrado di alcune frazioni che non riescono a accedere per difficoltà legate alle infrastrutture di ponti venute giù durante eventi meteorologici di grande intensità, ma il tema soprattutto che ci teme più è la sicurezza, nel quale abbiamo chiesto risposte al sindaco. Più videosorveglianza, come ha citato il prefetto questa mattina. La delibera ha comunque ottenuto 19 voti favorevoli ed 8 contrari.